stato un ottimo campionato e si vede dal risultato. Un'ottima squadra che ha mostrato tutte le sue prestazioni. Pavani, per te un ampio minutaggio, soprattutto nella terza partita, cosa porti a casa da questa esperienza? Diciamo che ho portato a casa l'esperienza in più per quanto riguarda il mio bagaglio personale. Sono state partite dure, combattute, però molto emozionanti, e siamo portato a casa molte soddisfazioni. Nicolo Riva, per te nessuna convocazione a referto, però insomma essere presenti e supportare questo gruppo è stato molto importante. Esatto, una grande soddisfazione stare qua con loro, anche perché non sono mai stato escluso dal gruppo e ci tengo molto a fare tutti i complimenti alla squadra. Beh, la nostra difesa è stata sicuramente un punto forte di forza nostro. Abbiamo iniziato bene il torneo e fino alla fine siamo stati una squadra e beh, questo è tutto. Notarangelo e Sciorci, coppia pugliese, partiamo da Notarangelo. Che gruppo è questa Italia? Davvero abbiamo visto un gruppo molto affiatato. Sì, questo è un gruppo che oramai è insieme da tanti anni, quindi secondo me non si tratta più un gruppo di soli compagni di squadra, ma si tratta di un gruppo di compagni di vita e amici strettissimi, quasi un rapporto fraterno, potrei dire. Giampaolo Sciorci, da Conversano. Abbiamo visto un tuo crescendo in questi campionati qui a Tbilisi, soprattutto oggi 5 gol in finale sono una bella cosa. Sicuramente abbiamo giocato bene oggi, sia in attacco che in difesa, abbiamo seguito le indicazioni del mister e tutto è venuto più facile. Umberto Bronzo alla nostra destra, com'è vivere la partita dalla tribuna? Sicuramente una sofferenza. È stata una sofferenza sin da ieri, quando è stata reclamata il cartellino rosso, quindi la squalifica. Quello che potevo fare era sostenere i ragazzi dalla tribuna, e è stato quello che ho fatto. La prima cosa però che mi preme dire è di chiedere scusa a loro, però siccome siamo un gruppo forte, al di là delle personalità, questo è il risultato, la vittoria dell'Europeo. Bortoli e Max Prantner, si prosegue con la batteria di Mancini. Vi siete dati il cambio in quel ruolo di terzino Mancino assieme a Davide Pugliese. Come avete visto questi campionati dal vostro punto di vista? Rispondetemi pure assieme. Abbiamo vissuto molto bene questi campionati, giocando sempre al meglio, e non si è fatto sentire quella differenza quando ci cambiavamo ognuno. E Max, che dici? Io che noi che siamo venuti dal beach ci siamo trovati subito bene, la squadra è bellissima stare con questi ragazzi, e per questo anch'io posso dare solo dei complimenti a tutti e sono molto contento di fare parte di questo.